cazzo via. Ok ragazzi, ragazzi, ci stiamo avventurando, stiamo scendendo dal Col dell'Is per mangiare una pizza, ma non c'era nulla. E vi faccio notare il livello della benzina, che è veramente basso. Sì, veramente non c'è. Aspetta, aspetta, che facciamogli vedere che la benzina è assente. E potremmo rimanere qui, fermi, abbandonati su questa strada, perché volevamo fare questa avventura. E per scendere ci sono passeggini. E mangiare una pizza. Oh, siamo alla pineta! Siamo arrivati. Oh, vediamo un po' di luce, vediamo un po' di luce. Ragazzi, questa storia è molto più lunga, solo che ho cominciato a riprendere adesso. Il mio compare è preoccupato, veramente si vede dalla faccia. Dalla faccia si vede, sì, sì. Solo che si mette in luce la faccia, ovviamente. E poi non solo, abbiamo anche una bambina qua. Che castelletta. Un'animata. Sta dormendo. Sta dormendo, lei non sa che cosa stiamo combinando. Dicevo, cazzo capitavi io. Ragazzi, ma voi forse non avete capito dove ci troviamo. Ci troviamo veramente in un bosco. In un bosco. Abbiamo visto una volpe. Una persona che camminava all'oscuro. Una persona che camminava al buio. Perché voi ragazzi, qua c'è la luce, ma se io tolgo la luce in questo momento non si vede niente. Lui camminava da solo nel buio. E forse abbiamo potuto pensare fosse anche uno zombie. Perché come fa a camminare una persona al buio da sola? Ragazzi, veramente, qua è da veramente da come si chiama quel programma? Ma stavamo facendo anche un incidente. Perché qua le luci, la gente è maleducata, cammina con i fari alti. Come si chiama quel programma di cazzo? Mistero, bravo, brava, sembra una puntata di mistero, ragazzi, una puntata di mistero. Guardate qua, il nulla, case abbandonate dove ci sono benzine che non ci sono. Infatti ragazzi, siamo messi male. Se si dovesse fermare la macchina, ragazzi, veramente la nostra storia continua. Però abbiamo una roulotte da dove poter stare. Un camper. Dai ragazzi, ci siamo. Vediamo case, vediamo macchine, vediamo luci, ma non vediamo benzine. Ragazzi, torneremo con la prossima puntata. A dopo.